Allora, ragazzuoni, buon Giorgio pomeriggio. Comunque, nello scorso episodio abbiamo recuperato un'ida. Quindi abbiamo trovato un'altra nave. Chissà se questa volta questa nave ci porterà ad avere un indizio in più su come andare a Nintendo. Bene, ora concentriamoci qua. Sì, Mida, di questo. Tutti. Dov'è l'altro? Puta. Dai, fammi uccidere. No, ciò non funziona. E allora ci penserò io. Andiamo. Quanto caos. Avrò molto da fare dopo averti ucciso. Chi era? Andiamo. Ma non mi tocca, succeda. Non penso che possa navigare. Ci penso io. Prima di tutto cambiamo e mettiamo questo. Seconda cosa. Sana spazio. Visto? Comunque ragazzi, prima di iniziare questa avventura, vi ricordo di iscrivervi al canale. Ci sarete sempre aggiornati. Sì, bisogna farlo bruciare. Hai fatto abbastanza. Forse la nave ora può partire. Non ancora. Non sto partendo. Pam pam? Sai già cosa fare, vero? Sì, 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 sì. Vai. Ora dovrebbe partire. Ti lancio di ship. Zitto. Vabbè, però non ci sono neanche cazzo. Bene, ricorda. Vabbè, per ora ci muoviamo. Il tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. No! Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava! Skid Blonir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, e allora perché stiamo volando? Questa. Attento! Alzare le vele. Sono le abbassate. Porca miseria. Forse ho capito chi è quello che ci deve aiutare. Non può essere quello, perché chi? Lo scoprirei dopo. No, vorrei scoprirlo adesso. È troppo tardi. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. Per scoprire. No, è troppo presto! Lo voglio scontento! Vado io. No, Pam, potrebbe essere pericoloso. Vado. Per poco. Resta nella barca.
Ci dovrebbe essere qualcosa. No. Ora dobbiamo trovare un altro passaggio. Ah, non l'avevo visto. Sì! No, papà! Oh! Voglio! Aspettami. No! Mi ero scordato di questi. Ucciso! Scusa, ma dovevo farlo. Dobbiamo parlare, fratello. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. E il ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene. Atreus. Tieni. Insieme. Andiamo. Vieni, papà. Veloce! Oh! Mai! Sì! È fatta! Siamo la liberi. Tua ascia! Non c'è niente da fare. Noi usciremo di qui. Presa! Aiutami, padre! È ora di farla finita! Sì, è ora! No! Di nuovo che cosa succede? Sai chi è? Io non lo so. Non può essere di nuovo noi. Non può essere di nuovo noi. Dai, banana. A bordo. Tieniti. Nemici, sconfiggiamoli. C'è un altro. Sì. No, 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 no. Prendi questo. Vogliono spegnere il fuoco. No. Oh, il fuoco spento. Oh, ce ne stiamo andando. Ma non voglio morire. Ci penso io, ragazzi, non mi dico. Prendi questo. Stanno bruciando, sì. Sono venuto a contatto con il fuoco, ecco perché. No. Aia. Gli stronzetti di missivali. Ehi, quella frase è mia, non tua. E ora è anche mia. Ehi tu, vieni un po' qui. Qualcosa ci ha fermato. Che cazzo? No, 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 no. Che diavolo sono questi? Non lo so. Si buttano addosso. Vai, 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 veloci! Veloci! Veloci!
marpione da te! Uccisa. Chi è che sta facendo tutto questo? Liberi! Ti ho fatto una domanda! Non importa, raccogliamo tutto, veloci! Più energia, più armi! Ok. Testa, quanto manca al tempio? Quanto manca al tempio, Mina? Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Ok. È finita. Ci penso io allora! Dov'è l'altro? Aia! Vengono il fuoco! Ribordo! No! Fuoco spento, a bordo! No! Accenditi! Perfetto! Fatemi sotto, codardi! Attenzione! Sono spirito di fuoco! Ribordo! Stiamo per morire! No, non ho niente d'aiuto! Non morirò un'altra volta. Se non moriremo un'altra volta. Prendi questo, brutto stronzetto dei miei scarpe! Dei miei scarpe? Dei miei scarpe. Lo dico io, ok? Tu dici delle mie scarpe. Va bene. Prendi questo! Perfetto! Cosa credi di fare? Manteniamo l'equilibrio! Se, forse se manteniamo l'equilibrio ce la possiamo fare! Si sta rompendo tutto! Quanti diavolo sono? Attento, papà! Accerti, la mia scena non funziona. Ma questo sì. Vento, a bordo! Tipo questo, ma fa leggerissimo. No! Veloce! Sono mancato poco. No! Fatto! Che? Il fuoco si sta spegnendo! Devo tenerla accesa. Credo che abbiamo finito.
aspetta l'ultima. Vai via. Ribordo. No. Ti contavo mente. Pure sopra. A quello! L'ho preso! Fuoco spento! A bordo! No! Non si scende, non si scende! Non si scende! Siamo morti! Si è rialzato. Perfetto. Siamo morti. No, per fortuna la nave si era quasi capovolta, ma noi ce l'abbiamo fatta. Si è andato un attimo giù. Pensavo che ero morto, che eri morto. Però siamo ancora in vita. Per fortuna. Adesso che abbiamo rialzato i fuochi, non dobbiamo farli spegnere, perché se si spengono... Là sì che siamo morti. Non dobbiamo far spegnere nessun fuoco. Vedi? Oh no, siamo morti qua adesso. Dobbiamo proteggere questo fuoco. Penso io. Siamo qua, là davanti a noi, lo vedo. Sì. Scorpioni. Di nuovo fermo. È stata arpionata. No, di nuovo lui. Sì, il fuoco si è acceso. Uccidiamolo. Aia. Che questo? No. Sì. Vi darò una mano a raggiungere Newton. E ora tu. Dai uno sguardo a quello che hai fatto. No. No.
La mia vendetta si compiano! Muori! Che diavolo! Ah! Deadpool è tornato! Ho un piano! Saltiamo! Salta! No! 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 Deadpool? Ci hai salvato? Mi spiace per quello che ho fatto. Mi pento. Chiedo cortesemente scusa. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi. Stai zitto. Ce ne andiamo da qui. Ora. Hai qualcosa? Ci ammazziamo facendo. Per andarcene, Deadpool? Sì. Scusa, banalità, se ti volevo vedere morto, però... Fa niente. Ti ho perdonato, zio. Bene, dopo questa scena commovente ho un coltellino pieno di fuoco che mi sono conservato durante la mia morte. Potremmo renderlo utile. Lo scalpello! Ottima idea, Deadpool! È la prima volta che do una mano. Che vi do una mano. Al team banana. No. Casa di Odino. È la mia cabina. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Stava Odino, già segnato che... Ma perché? Ci dovevi aiutare, Odino perché? Ha avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Vai. Beh... Questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Oh. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Wow! Molto. Ora sappiamo dove andare. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Bra. Quel simbolo sulla porta del tempo. Ma quanto tempo? Sono molte rune insieme. Pace. Unità, speranza e anche altro. Allora, vi dico. Quella di Tyr ha fatto lui questa volta. Dobbiamo capovolgere il mondo. Cosa? Esattamente. Cosa che io so fare bene. Aspettate, devo dire una ragazzo, cosa. Prima
quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Quale vecchio? Ce ne andiamo? Sì. Come vuoi. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è sì. quel nano? Aspettate, ragazzi. Sì, allora, Om non si ricorda della battaglia contro Deadpool. Scrivete nei commenti se glielo devo dire, ragazzi, perché sono un po' indeciso. La potrebbe prendere anche male. Ragazzi, mi raccomando, sostenetemi. Iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate quella maledettissima campanellina. Ora andiamo. Baldur è figlio di Freya. Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir. Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Una, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur. Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Puoi forgiarlo? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela! Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto deliziosa.